raggi della luna lambiscono i contorni della collina. La quiete avvolge il piccolo bosco, mentre le bianche murature sembrano tante piccole stelle appoggiate sulla terra. È notte. Tutti dormono. Serena è stata uccisa. Va bene, ok. Facciamola finita. Cittadino. Chissà perché hanno scelto Diana. Perché ci sono tutte queste sedie vuote? Ma che succede? Ognuno dovrebbe sussurrare nell'orecchio del suo vicino il nome di chi crede sia l'assassino. Bene, abbiamo tutti il nome della nostra vittima? Maledetti! Buono! Sì, Ringhino! Bravo, Edoardo! Ti ho beccato. È giorno. Gli abitanti del villaggio si svegliano e scoprono che Edoardo è stato ucciso. Edoardo se n'è andato. Lo conoscevo. Mi sembra... Dicono che Redon dipingesse i propri incubi. Secondo voi ci siamo caduti dentro? Marta, smettila di parlare così. Insomma, che succede? Ma dove sono tutti? E perché ci sono tutte queste sedie vuote? Abbiamo già ucciso qualcuno. Qui manca qualcosa. Andrea! Ti ricordi di Andrea? C'è ancora un assassino qua in giro. Dobbiamo trovarlo. Ma cosa dici? Ragazzi, questo è solo un gioco. Vi ricordate? È solo un gioco. No, non è più divertente. È una follia. Per me finisce qua. Molto, molto, molto interessante. Ma non è possibile. Era un cittadino. Era un cittadino, lo giuro. Ho guardato la carta poco fa. È possibile. Fatemi uscire. Non puoi smettere di giocare, Marco. Ha ragione Agatha. Ormai c'è solo una strada che possiamo seguire. Sì. Dobbiamo capire ora chi è l'assassino. Sono d'accordo con lui. E mi dispiace dirlo. Io accuso Agatha. Perché così, Agatha? Perché? Perché ha già fatto uccidere. Chi avrebbe fatto uccidere? Io! Qualcuno. C'erano altre persone prima. Andrea. Ma cosa sta succedendo qui? Dov'è Andrea? L'hai ucciso tu. Era un assassino. Ma cosa dici? Un assassino? Quello era solo un gioco. Dov'è finito Andrea? Non facciamoci prendere dal panico. Basterà concludere il gioco e sarà tutto finito. Tutto è facile. Siamo noi che decidiamo di perderci nei vicoli ciechi. No, smettetela. Io mi ricordo qualcosa. Agatha, che ha fatto uccidere Carlo. Chi è Carlo? Uno che di certo non manca. Chi ha ragione? È stata Agatha a fare uccidere Carlo, e lei l'assassina. Dato è tratto. È stata Agatha, e lei l'assassina. Marco, Chiara, votate contro di lei e sarà tutto finito. Basta, basta. Marco, basta che la incolpi anche tu, possiamo farcela. Lo so, non sono sicuro. Dai, Chiara. Vuoi rivedere Andrea? Basta solo dire il suo nome. Mi prego. Ho capito tutto. È giusto così. I più deboli devono cadere prima o poi. Sì. Anch'io in colpo Agatha. No. Chiara, cosa dici? Non capisco più niente. Cosa di maledetto qui?
Puoi scegliere la strada più semplice e decidere di dire il nome che ti vogliono mettere in bocca. Oppure resistere come una roccia in mezzo al mare. Non starla a sentire, dai Marco. Manca poco. Basta che la incolpi anche tu. Colpa che ho, Agatha. E siamo tre contro. La maggioranza vince. Agatha è morta. Gira la carta, Marco. Cittadino. È notte. Tutti dormono. L'assassino apre gli occhi. L'assassino decide chi uccidere. L'assassino richiude gli occhi. È giorno. Gli abitanti del villaggio si svegliano e scoprono che Marta è stata uccisa. Cos'è successo? Che ci facciamo qui? Stavamo giocando a un gioco. Un gioco? Come può un gioco fare questo? Dietro i giochi si nascondono le verità della vita. Le chiamiamo giochi solo per paura di farle diventare troppo grandi, troppo vere. Avrei dovuto capirlo prima. Ti ricordo qualcosa? Le carte. Una di voi due è un assassino. Sì. E tu sei l'ago della bilancia. L'ultimo colpo di scalpello su di una lapide messa lì. Però non preoccuparti. Comunque vada, alla fine la stessa per tutti. Che sia per un colpo di pistola, una rissa o a causa del dolce abbraccio della vecchiaia. Finiremo tutti a dormire sulla collina. A sognare di giocare ancora alla vita. Cercando inutilmente di scappare dalla morte. Anche quando questa ci ha già raggiunto da un pezzo. Come queste sedie vuote. Lapidi che sono solo un pallido riflesso di ciò che siamo stati. Nel nostro piccolo, sempre in bilico tra il bene e il male. Smettetela, questo è solo un gioco. Solo un gioco. Dai, Marco. Non è mai per davvero solo un gioco. La vita, i nostri istinti, le nostre pulsioni, le nostre paure prendono sempre il sopravvento, prima o poi. Dietro ogni maschera c'è la nostra pelle, il nostro sudore. Dietro ogni mossa, anche la più piccola e insignificante, ci sono i giganteschi ingranaggi del mondo. E ora tocca a te scegliere. Chi di noi dovrai uccidere? Diventerai un eroe, uccidendo l'assassino, oppure un mostro, sacrificando l'innocente? Io voto per Giulia. Io voto per Chiara. È notte. Tutti dormono sulla collina.